di difendere tutti a prescindere? No, no, io non difendo nessuno e voglio che all'interno vengano ripresi quelli che così si comportano, eccetera. Però ripeto, non è un codice per vietare che loro lavorino come devono, assolutamente. Sono due questioni diverse, c'è la privacy, c'è la sicurezza, ci sono delle regole appunto di non filmare durante le pause, insomma, dopodiché deve essere all'interno che i partiti riprendono le persone che si comportano così, perché questo va fatto, la politica deve diventare anche da questo punto di germinare. Vista più seria. Ma io vorrei capire a quale sicurezza fa riferimento la De Marchi. Beh, perché ricordiamo, cioè lo ricordo a me stessa, che sono persone che vengono mandate là da noi, quindi che rappresentano noi, e non credo che se fanno il loro lavoro correttamente, secondo le regole, debbano avere problemi di sicurezza. La sicurezza è portare dentro degli apparecchi che possono essere pericolosi, non perché filmano, ma in sé, e quindi c'è stato un regolamento nuovo. Ma il regolamento nasce da lì, nasce da lì, la situazione è complicata. Il diritto di cronaca. Buonasera, ecco, mi avete allontanato l'ospite. 02 3860 2359 per dire la vostra in diretta. Concluda il ragionamento, però si fermi quando la fermo io. E questo appunto quello che volevo dire, e cioè che c'è una limitazione al nostro diritto di cronaca, e non, è impossibile non vederlo, per anche cortesia. Secondo me. Perché... Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera, sta seguendo? Sì. Mi dica, abbassi il volume del televisore e mi dica. Sì, Roberto, sì, come la pensi su questa vicenda, che non potrai più vedere le foto che adesso ti... Ecco, io... Come la pensi, per favore, dimmelo. Ecco, io volevo sapere chi è che ha fatto questa legge, che fanno così in fretta a fare questa legge di vietare questi fannulloni, che sono gente che noi li paghiamo, e perché noi dobbiamo sapere noi cosa fanno questa gente, perché noi li paghiamo, Roberto, questa gente. E io volevo farti i complimenti per ieri sera che ti ho visto in trasmissione. Va bene, ti ringrazio. Allora, io ringrazio e saluto Trefiletti da Roma, che ci ha dovuto lasciare per un impegno. Ringrazio e saluto Pietro Senaldi, direttore responsabile di Libero. Rapidissimo, se vuoi aggiungere Buonasera. Qualcosa. Niente, solo sta un saluto. Sta cambiando il titolo, quindi non può parlare. Non sta cambiando il titolo e soprattutto non è uno di quei giornalisti... No, io non cambio il titolo. Se lo cambio è per fare il ponte degli sfigati anziché della sfiga. Grande, resta un vocabolo che bello. Io disapprovo. Più bello, no, perché voi vorreste i giornalisti tutti asserviti, io che vi fanno il titolo che educato, gli de... sì. Lui non se lo fa dire da nessuno il titolo. Ma, fa niente, io lo dico lo stesso. Grazie Senaldi, buonanotte. Io continuo naturalmente, ma Senaldi chiude il giornale. De Marchi, morale della favola. Morale della favola, bisogna che lavorino, ci sono sistemi per sapere che cosa fanno e come lo fanno, cerchiamo di avere un contatto più stretto e trasparente con chi ci rappresenta, che non significa solo filmarli, significa avere i partiti che all'interno ti riprendono se vedono che tu ti comporti in questo modo, perché io conto sul valore di essere parte di un gruppo per il quale io devo essere responsabile e lavorare bene, perché questo è il mio incarico e il mio modo Avvocato di lavorare. Avvocato Germinara. E io dirò una cosa molto forte, ma che penso, per finalmente. Me stiamo andando sempre di più verso la dittatura, se non ci siamo già in dittatura. Me la ridica, perché è una frase che io purtroppo condivido. E questo, cioè, secondo me stiamo andando sempre di più verso la dittatura, se non già ci siamo in dittatura. Sentiamo una rapidissima telefonata e poi devo passare a altro. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera, come si chiama? Ciao, Mauro da Mantova. Mauro, mi dica la sua, forza. Quasi in dittatura? No, ci siamo già da 5 anni di dittatura, perché abbiamo un governo abusivo, abbiamo tutto abusivo. Poi salta fuori oggi De Benedetti, che fa parte del complotto di Monti, Napolitano. Vabbè, questo mi diventa complicato. Che dice? Com'è? No, mi diventa complicato, però... ma io mi domando, ma gli italiani si svegliano o no? Devono prendere nel culo per un bel po'? Eccola, grazie. Allora io adesso cambio tema
e alleggerisco un po' e poi torno di nuovo pesante con Feltri, ma il quarto pacco, quindi lo dico anche alla regia, andiamo subito al quarto pacco, che voi sapete che devo arrivare a 10 entro le 23, che è il mio obiettivo, è Maurizia Paradiso, famosissima, dopo tanto tempo e dopo una terribile malattia, torna alla ribalta, una delle trans più famose d'Italia, l'abbiamo seguita con Pierluigi Clerici per un pomeriggio dove ne ha combinate di tutti i colori. Alleggeriamo e poi torniamo pesanti, alleggeriamo e poi torniamo pesanti. Grazie a De Marchi del Partito Democratico e grazie all'avvocato Germinara che ho tenuto a freno stasera, l'ho fatta parlare poco ma recupereremo perché ne aveva di cose da tirar fuori. Maurizia Paradiso. Sì, chi è? Sì, Maurizio, Antenna 3 per l'intervista. Chi è? Antenna 3 per l'intervista. Camillo 2, fagli vedere chi sei. Ma Camillo, ti avevo detto di sbranarlo. Ah, me l'hai lasciato perché è un bel ragazzo, fa vedere. Che carino. Gioia. Fa vicino alla zia. I'm looking good, don't wanna blink. Mirror tells me I'm a king. I'm thinking why not. Per chi non l'avesse riconosciuta, questa simpatica e bella signora di 61 anni è Maurizia Paradiso, la stessa showgirl che per anni ha fatto impazzire milioni di italiani tenendo loro compagnia nelle lunghe notti di solitudine. Ed è stata proprio la sua bellezza, frutto di un cambio di sesso che portò scandalo nel 1978, a darle la notorietà di cui oggi è totalmente fiera. Tra film, copertine e partecipazioni TV, la sua vita è sempre stata caratterizzata dagli eccessi, fin quando lo scorso anno un triste avvenimento le ha completamente cambiato l'esistenza. Stanno morendo tutte le cellule tumorali. Sai perché? Perché Dio esiste. Perché c'è Dio, la Madonna, lo Spirito Santo. Ci sono. Ma la sua forza di vivere non l'ha fermata ed è riuscita a vincere anche questa difficile battaglia. Ed oggi come vive Maurizia Paradiso? Siamo andati a trovarla nella sua casa di Milano. Qui è dove ho tenuto il mio Camillo morto, il Camillo numero uno. Quando è morto non sono stata capace di separarmi dal suo corpo, l'ho tenuto cadavere qui dentro per 2 mesi e adesso è morto un uccellino, guarda dov'è, non riesco a liberarmene, ecco, io non riesco a buttarlo via, è andato contro un vetro, si è spaccato, è morto, lo vedi? Vedi che c'è il sangue? È un mese e mezzo che è nel mio freezer e qualcuno mi diceva buttalo via, ma come faccio a buttare via un uccellino? Cioè, gli uccellini mi ricordano San Francesco, allora adesso gli darò degna sepoltura, però mi dirai Maurizio è già un mese e mezzo che ce l'hai nel freezer, poi, ma sai cosa c'è? Io stavo mangiando e c'era questo vetro, lui è arrivato da me, è andato contro il vetro, è caduto, io sono uscita subito a prenderlo in mano, mentre l'ho preso in mano mi ha versato il suo sangue sulla mano ed è deceduto, vedi? Guarda la creatura, guarda, l'ultima persona che ha visto sono io, adesso gli darò degna sepoltura, non si può liberarsi così degli animali che ci amano solo perché decedono, insomma, ecco, ma calcolando quello fanno con i cristiani, tu mi dirai, ma Maurizio, ma tieni... Quindi tu nel freezer tieni ma io non tengo cibo, perché non mangio. Vedi, come vedi, questo è il segreto della mia dieta. Il segreto della dieta di Maurizia Paradiso, sì, non mangiare niente? Qua, il segreto della mia dieta è lì. Ho avanzato una mezza mela, l'ho messa lì col coltello, perché è inutile che lo lavi col coltello, è lì con la sua mela. L'insalata... parmigiano in caso di minestrina, questa è la mia dispensa, ci sono 2 bottiglie di olio per godere l'insalata, le cose pagate, il dado non lo posso mangiare, c'è lì del riso soffiato, non c'è niente, le pastiglie per dimagrire lì ma non le prendo più, questa è la mia dispensa, cosa c'è qua?
dei cracker, della pasta che lì da prima che io mi ammalassi e basta, e del riso. In tutto questo, Maurizio tiene particolarmente alla sua carriera televisiva, tant'è che ci mostra con orgoglio alcune perle del suo passato. Qui siamo io e Ugo Tognazzi, guarda, io e Ugo. Ugo era un mio fan. Ugo, guardalo qua. Guarda, io andavo a teatro a prenderlo, poi andavamo a cena. Guarda. Non abbiamo mai avuto, no, te la tiro su, non abbiamo mai avuto un rapporto sessuale né niente. Lui era un mio fan e diceva sei troppo forte, Ugo Tognazzi. E diceva di notte, quando non dormo, ti guardo, sei di una simpatia folle. La mia Moana, Sgarbi, guarda quando ero giovane. E il mio Gianfranco Funari, che qui mi ha chiesto, Maurizio, mi fai qualcosa di eclatante? E sono entrata in trasmissione nuda con il mio libro sul lavoro del mio dentista. Insomma, è una persona che è stata in grado di farsi voler bene da tutti per quella sua simpatia e quella voglia di scherzare che sempre l'hanno caratterizzata. Amici del Snoces, ve lo farò diventare duro come la coda di un canguro. Ti ricordi, guarda che ridi, vedi, pistola. No, gli ho solo toccato la lampo dei pantaloni e basta. E tra serietà e molti sorrisi, ma soprattutto con una grande forza, ci racconta qualche aneddoto sul suo difficile passato. Ecco i rimasugli della malattia, la mia parrucca della Casa della Parrucca, che carina che è stata la signora Lidia della Casa della Parrucca di Milano in via General Govone, mi ha sempre dato queste parrucche in questo anno. Sai che una parrucca di capelli veri come questa costa 2.800 euro e lei me ne ha regalate due. Toccala, senti che bella, senti. Senti che bello. Poi mi piace l'idea che questi sono capelli, secondo me, di persone che sono decedute, che arrivano dall'India. E io porto i capelli, quando li avevo più corti e tutto, di una persona che magari è venuta a mancare. Comunque vi presento i miei tailleur. Poi questa giacca la riconoscete, la metto spesso per fare degli spot televisivi. Questa la metto spesso. Questi sono i tailleur che uso per la televisione. Infatti, vedi, sono qualcuno è abbinato a delle collane, a reggiseni appositi per tirare sul seno e tutto. Ecco, vi ho presentato i miei tailleur. Quando io non ero ancora, non avevo ancora cambiato sesso, feci un primo servizio fotografico per un fotografo che si chiama Carlo Stella, si chiamava, e chi mi fotografò? Ecco, questa sono io che non ero ancora operata. E ho fatto questo primo servizio in un campo di grano, me lo ricordo, di moda. Aspetta, prima di spegnere la telecamera, posso? Eppure negli ultimi tempi Maurizio non se l'è passata troppo bene a causa di alcune vicende personali che a suo dire l'avrebbero messa in serie difficoltà economiche, costringendola a prendere una strada a lei non molto gradita. Io ho dovuto, addirittura mi sono iscritta a un sito di prostituzione, ve lo dico subito senza vergogna. Ho fatto a cena con Maurizio e ho fatto un'uscita che è stata vergognosa. Cioè? Cosa vuol dire vergognoso? È arrivato uno da Lugano e chiaramente io sono sincera, gli ho chiesto i 300 euro per la mia presenza, per la mia conoscenza, gli ho detto è a cena e è venuto lì dalla FEI dove mangio io in Viale Sarca al 193 e poi dopo questo chiaramente voleva fare qualcos'altro, gli ho detto guarda no, io assolutamente non sono né in vendita né in saldo fine stagione. E a cena con Maurizia e quelli e là e su e giù, questo si è lamentato un po', allora io l'ho accompagnato a fare il simpatico putan tour, come si dice a Milano, a vedere. E lì mi ha detto guarda, ci sono tante signore che hanno piacere di concedersi per soldi, poi hai solo l'imbarazzo della scelta, cioè voglio dire, ma io assolutamente non sono in vendita, ecco. E tutto qua. È stata durissima perché avevo le bollette da pagare, pensa io mi sono avevo le spese condominiali da pagare, avevo tante cose da pagare, guarda lasciamo perdere, mi sono ritrovata veramente in una situazione più critica, molto più critica di quando avevo un sesso maschile e l'ho cambiato in sesso femminile, ma molto di più, molto di più. Molto più critico. Sono una persona che lavora, oggi sono un'invalida civile al 100%, percepisco una pensione minima di 286 euro al mese con la quale non riesco a vivere e quindi... E quindi come vive? Vivo con qualche... vivo con... per esempio io avevo il mio motoscafino
e tutto l'ho venduto. Vivo con qualche seratina che fatturo, chiaramente, e vivo presentando qualche fiera, qualcosa. Adesso ho fatto vizi privati, quindi dovrebbero arrivarmi dei soldini della trasmissione che ho fatto per 10 mesi. Non sono un evasore fiscale, ve lo dico immediatamente. Comunque te la cavi. Faccio fatica, ci sono delle volte che non sto bene. Ho detto, potete per cortesia darmi 20 euro per mangiare? Non me li hanno dati. Io mi sono sentita male, sono caduta per terra, c'era di una sedia sgangherata, mi sono fatta male alla schiena. Ma oltre alle tragedie personali, riesce sempre a trovare il modo per parlare di altro. Indovinate di cosa? Sono completamente assessuata, io non faccio l'amore con un uomo da 7 anni. L'ultimo fidanzato che ho avuto l'ho avuto 7 anni fa. Io non amo il rapporto occasionale. Io voglio sentirmi dire ti voglio bene, ti amo, se no non esiste proprio. Allora, il mio pubblico è fatto dal 70% di donne. Le donne sono quelle che hanno il telecomando in mano, attenzione. Le donne mi adorano, gli uomini mi evitano perché sanno che io sento l'odore del loro... sento il loro odore lontano 3 chilometri. Il tradimento, perdonare, si può? Dipende, perché se io andassi con non lo so chi, lui dovrebbe perdonarmi per forza. Se lei becca suo marito, no, a letto con una transessuale, no, io mio marito l'ho beccato a letto con un maschio. Sai cosa ho fatto? Ho detto, sì, comunque hai fatto bene, ti sei decretato da solo, sei nella camera degli ospiti e lì ci rimani. L'ho lasciato nella camera degli ospiti e non ho più voluto dormire con lui. Però intanto io... Per quanto tempo? Finché mi sono separata. Mesi? Sì, mesi. E poi dopo il maschietto, che io ho sempre detto per me Sergio è il tuo fidanzato, me lo sono fatto. Questa è stata la mia vendetta. È stata la mia vendetta. Bacino. Ciao. No, bacino. Amore, non muori. No? No. Per nulla? No. Amore, baciami. Dai, ma baciato anche tua moglie. Ma lei può fare quello che vuole. Ah, tu non puoi. Io dispongo. Allora tu devi dire no, io un uomo non lo bacio, dillo. Io un uomo non lo bacio. Ma lei non è un uomo. Sono donna, tesoro. Vabbè, sulla guancia almeno me lo dai. Fregato! T'ho baciato in bocca, ormai sei f***o. Ricordato, hai baciato un uomo, benvenuto tra di noi. È pur sempre un personaggio, comunque la pensiate, Maurizio Paradiso. Mi preoccupa questo aspetto, non so se l'avete notato, dell'uccello nel freezer, dell'animale morto nel freezer. Capita anche a voi, mi rivolgo alle persone, capita anche a voi di tenere l'animale morto nel freezer? A me mi ha molto colpito questa immagine che uno si congela l'animale. Boh, non lo so, però questo è un altro tipo... di dibattito, quello sugli uccelli morti, che non voglio affrontare stasera, ma continuo con Maurizio Paradiso, Vittorio Feltri e tutti gli altri subito dopo la pubblicità. Poi il bagno di folla per Maurizio Paradiso, che Pierluigi Clerici è riuscito a governare solo in parte, perché poi si è messa a baciare chiunque. Questa forma di espressione favolosa che è il bacio. Seguiamo. Non è niente male, tesoro. Come stai? Signora, mi tieni la birra. Ciao, tesoro. Dammi un bacio. Questo. Continua il nostro viaggio nella giornata tipo di Maurizio Paradiso, la donna nata non donna, come si definisce lei, che negli scorsi decenni ha regnato senza rivali le notti delle televisioni locali di tutta Italia. Dopo averci mostrato la sua casa e alcuni tra i suoi più cari ricordi e averci dato qualche dettaglio sulla sua malattia appena sconfitta, andiamo insieme a lei tra le strade di Milano, dove il contatto con le persone le dona ogni volta una nuova vita. Ecco. Hai voglia di baciarmi?
E adesso mi sono iscritta a un sito di prostituzione. Ma veramente? Sì, sì. Ma perché sei da parrucchiere, scusami? No, io, no, infatti ti ho fermato per chiederti se per favore puoi prestarmi i soldi per fare i capelli. Per visto, farti i capelli? Sì, allora, visto che guarda, non li ho più. Credo di... Ma non è vero che non li hai più, guarda che no, ascolta, mi puoi prestare 20 euro? Lei che budget mensile ha per andare a prostitute? No, io... Lei non va a prostituta, la donna non va pagata, vero? No, da giovane sono sempre andato. Sì, sempre andato. Sempre. Se la ricorda la sua prima poi volta? Da militare. Ma lei se la ricorda la sua prima volta? Sì. Con chi era? No, con una puttana. Ma non si dice, si dice prostituta. No, adesso no, guarda. Perché siamo fuori orario? Sì, no, adesso perché siamo fuori orario. Ma Maurizio non si intimidisce neanche di fronte a temi più seri, come la politica, di cui sembra essere diventata una vera esperta. Dica qualcosa di Renzi. No, non posso dire mi dica qualcosa. No, non posso dire parolacce, benissimo. Mi dica qualcosa di Salvini. Siamo lì. Siamo lì. Mi dica qualcosa su Renzi. Io faccio partire il tempo. Tuntum, tuntum, tuntum. Ah, spero tum-tum, che vadano bene tum-tum, le cose, solo tum-tum, quello. Che carino questo negozio, signora. Pensa, ero venuto qui con l'idea di rubarti qualcosa, ma te non ti rubo niente. Che io sono una ladra, eh? Sì? Sì. Hai questa malattia di fantasia? No, solo con chi mi sta sulle scatole. Allora, ma no, ma poi tante volte quando scopro che una persona è simpatica, se frego qualcosa dico amore, ti ho fregato la cosa, gliela pago. Spero. Mi dica qualcosa su Salvini. Tuntum, tuntum, tuntum. Spero che faccia bene tum-tum, le cose anche lui. Tum-tum. Come stai, Maurizio? Allora, primo. Mi sembravi tu. Allora, primo, passatemi le mani nei capelli perché questi sono i capelli miei. Signora, il suo fidanzato? Il mio marito. Suo marito. Ecco, no, passami la mano perché mia madre non è mai venuta in ospedale a toccarmi. Mi sono ricresciuti. Porca miseria. Me lo dai un bacetto? No, sì. No, qua? Scusa, guarda. Ecco, ho trovato lo stesso. Ecco, t'ho fregato. Ecco. Perché sai che. Però dai un bacettino sulla mano. Certo. Senti, se io e tuo marito ci baciamo, quanto ti incazzi dal 1 al 10? Zero. Zero, vai. Dai, baciami. Hai visto? Mi dica qualcosa. Lei mi vorrebbe in politica. Tuntum, tuntum, tuntum. Io voglio una persona tuntum, che sappia fare tuntum, politica. Bene, speriamo. Insomma, non importa se le persone che incontra sono le completamente sconosciute, perché le basta poco per prendere quella giusta confidenza in grado di fargli parlare di argomenti fin troppo intimi. Con qualche prostituta sei mai stato? No. Mai, eh? No. Non ne ha mai abbastanza Maurizia, che insieme al suo fidato parrucchiere, nonché migliore amico, Daniele, si diverte a giocare con chiunque incontri per la strada. Posso darti un dollaro o 5 euro? Vuoi 5 un dollaro? Euro. Ti do un dollaro. Un dollaro. Lo grazie. Vuoi un dollaro? Grazie. Beh, segnare. Mi dai un dollaro? Un dollaro per Maurizio Paradiso. Prego. Grazie. Vedi. Hai diritto di toccarmi le tette o no, baciarmi? No, guarda, ti ho già baciato. Beh, te lo le tette va bene? No, ma non ti ho già baciato una volta. Basta. Pistola, dai, una volta va bene. Tesoro, ti corro dietro. Prostituta. Perché se noi ci offendiamo quando ci danno del figlio di ci si offende anche la signora. Quindi una adesso si dice escort, no? È diventato così berlusconiano così la parola escort. Allora lei se la ricorda la sua prima volta con chi è stata la sua prima volta? Con una escort. Ciao. Fregato anche questo. Tesoro, hai baciato un uomo. Ah, lo sai? Posso seguirla? Ha detto no per carità. No, per carità lo dico io, scusa, preferisco vivere. Sono felice. Vedi che ti entro. No, scusa. Ce la faccio. Senti, non scappare. Adesso tu mi hai fermata, mi hai fatto una molestia, cosa vuoi? Allora, primo baciami. No, amore. Sei sposato. Amore, non diventi baciando ma Maurizio. Figurati. E allora baciami. Ma che strano baciare il talebano. Ascolta, sto meglio, puoi passare la mano nei miei capelli, guarda. No, con le mani sporche. Fagli... Non ho schifo di te, se non ti baciavo. Se avessi schifo di te non ti avrei mai baciato. Vieni qua. Come si chiama tua moglie? Avrei bisogno dei Tampax perché mi è venuto il ciclo. Avrei bisogno dei Tampax. Signora, mi scusi, perché si è messa a ridere? Adesso... No, ascolti, signora è bellissima, com'è elegante. Bellissima. No, io ho 61 anni, tesoro. Lei quanti ne ha? Lei sembra Marlene Dietrich. Ma infatti, è per quello che suo marito ha sposato lei, perché lei sembra Marlene Dietrich. Yeah. Hai baciato un uomo? Ma niente, non si vede. Quante donne hai avuto nella tua vita? Ah, 4 o 5, poco.
E a transessuali carini come sei no, messo? No, quello no. Signora, mi dica qualcosa su Renzi. È un po' troppo altalenante. È altalenante, sì, quindi, altalenante, quindi va avanti, sì, e va indietro. Sì. Va, ecco, ecco, rendiamo l'idea. Va avanti, signora, faccia così. Va avanti e va indietro. Ah, dai su, signora, che ce la può fare. Quindi va indietro e va avanti. Va avanti e va indietro. Maurizio Paradiso per la politica potrebbe fare qualcosa di simpatico, visto che è decisamente contro, si fa finta di essere. Sì, sì. Se posso fare qualcosa di simpatico, avrei il coraggio di baciarmi davanti a sua moglie. No, non sono sua moglie, quindi. Perfetto. Ma state attenti, se Maurizio vuole baciarvi, lo fa. E non c'è scampo per nessuno. Io posso chiedere solo un profumo? No, non accetto regali che non mi sia meritato. Questo. Cazzo. No. Ah, a me piace l'uomo. No. Ah, ok. Adesso sei. Appunto perché ti piace l'uomo. Guarda che pezzo, guarda che. Dimmi, Maurizio, sei un pezzo d'uomo. Maurizio, sei un pezzo d'uomo. Con le tette. Cos'è una transessuale? Transessuali sono persone, né uomo né donna, cioè sono affari loro. No, devo dargli una piccola lezioncina. Io sono una donna o un uomo? Lei è una donna? No. Tu l'ho sentito molto, sì, parlare, sì, della signora Paradiso. Sono io. Mi baci. Senta di conoscere. C'erano anche delle sorelle dolci. Vedi, una dolce è stata Suor Franca, che l'ho beccata nella stalla dell'asino col giardiniere sopra, alla Villa Faragiana Meina. Un giorno apro la stalla dell'asinello, ero in collegio da bambino, nei collegi dei bambini abbandonati, sempre perché mia mamma svolgeva un'attività sociale che era la prostituzione, che poi ha indotto anche me, vabbè, lasciamo perdere. E ho trovato Suor Franca col giardiniere che si chiamava Emilio, guarda, mi ricordo ancora, sopra di lei, che faceva delle mosse strane, non lo so, no? E allora io ho detto, oddio, ma io anche se ero un bambino ho capito che avevo visto qualcosa che non dovevo vedere. Ed è lì iniziò l'inferno della Paradiso. Una donna di classe come lei, quando si arrabbia, la dice una parolaccia? Certo. Mi può dire vaffanculo? Delle volte mando anche no, provi a dirmi vaffanculo. Vaffanculo. Adoro. Secondo lei io sono una donna o una trans? No, non lo so, non mi faccio queste domande. Guarda, lo capisci, io ti do un bacino e capisci cosa sono. Guarda, stai attento. Non ti faccio niente, ascoltami. E delle guerre che bisogna avere paura delle persone cattive, certo. Non di un bacio, vieni. Cosa sono io? Sono un uomo bello, no. Hai baciato un maschio? No! Oh, metti, ma è stata bellissima. No, senti, sono una donna, mi chiamo Maurizio Paradiso e ho due figli grandi. Però sto facendo sto gioco. Ti ricordi quando i nonni ci dicevano te sei un grattacchi o te sei un gras de rosso? Cosa voleva dire te sei un grattacchi? Grata qui sarebbe un gratta sedere. Sì, quello. E un gras de rosto sarebbe il grasso dell'arrosto, che è molto buono, ma fa male al fegato. Fa molto male. Però ogni tanto bisogna anche mangiarlo. È vero, signora. E lo dici, allegra, allegra. Allegra, allegra. Che il bis del qui, le neghe. Ciao. Ciao. Adesso tento di darti un bacio, ma molto più delicato. No, prego, basta. No, sulla guancia, però, te lo giuro. Guardami, guardami. Dammi un bacio. Lo sapevo io. Vabbè, ok. No, basta. Non mi giro più, dai. No, sei un uomo, quindi non mi fido. Gli uomini non si fidano. Io. Buonasera. Buonasera. Signora, ho chiesto degli assorbenti perché ho un grosso ciclone. Un grosso ciclone che non è una grossa mestruazione, è un ciclone, capisci? Ecco, ma secondo lei una transessuale può avere un ciclone? Non lo sa, vero signora? Credo suo marito un po' più informato. Senti, posso dirti una cosa? Ti amo! Baciami! Scappiamo, ciao! Non dai un bacino qui sulla guancia, che sono carente d'affetto, dai. Dai, facciamo volta. No, okay. Sulla guancia. Dai, va bene. Ma sulla guancia. Saluti Poletti. Ciao, Poletti. È un grande. Vai avanti così. Anche su Rete 4. Vai avanti così, è vero? Poletti. Insomma, la Paradiso non è cambiata di una virgola e chi prova a mettere sui giusti binari questa eterna fanciulla è perduto. Ma a noi piace così, tanto matta quanto divertente.
come solo lei sa essere. Eccoci, tra poco per gli appassionati di Feltri arriva anche lui, però ogni tanto mi piace anche sorridere partendo anche da quello che è stato un dramma, che ogni tanto è un dramma e che adesso un bacio e un sorriso. Quindi ringrazio Maurizio Paradiso e Pierluigi Clerici per essere riuscito almeno per qualche minuto a tenerla in riga e a portare a casa anche il personaggio, quello che c'è dentro, non quello esteriore. E volevo ricordarvi che tutti i mercoledì, per chi volesse, mentre partono le immagini, sono su Radio Lombardia con questa trasmissione. Magna Magna, le porcherie della settimana, sono proprio dentro a Radio Lombardia che trasmetto con voi e vi racconto il peggio del peggio dello schifo. Dico anche qualche parolaccia, quindi se qualcuno vuole ascoltare notizie brutte che fanno incazzare e uno fuori dalle righe che le racconta, mi può seguire alla radio sulle frequenze di Radio Lombardia. Magari tornate a casa dal lavoro in macchina e sentite come racconto io le notizie, che è un TG cattivo fatto da uno che parla come mangia, purtroppo, che sono io. Allora, subito dopo la pubblicità, un altro che parla come mangia, Vittorio Feltri con Feltri preso a parole. A tra poco. Dal mio punto di vista potrebbe anche essere un'occasione buona ospitare le Olimpiadi per cercare di vincere la tentazione costante che abbiamo in Italia del furto.